regine d'Italia. Maria José del Belgio. Maria José del Belgio, moglie di Umberto II, fu l'ultima regina d'Italia. Chiamata anche regina di Maggio, il suo mandato durò poco più di un mese. Dall'abdicazione di re Vittorio Emanuele III il 9 maggio 1946 al 13 giugno, quando iniziò il loro esilio in seguito alla nascita della Repubblica Italiana. Marie-Josée Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle nacque il 4 agosto 1906, ultima di tre figli e unica femmina. I suoi genitori erano il principe ereditario, il futuro re Alberto I del Belgio e la duchessa Elisabetta in Baviera, a sua volta figlia di Carlo Teodoro, fratello minore dell'imperatrice Sissi. Crebbe con i sei fratelli in un clima familiare sereno e stimolante, con due genitori espansivi e molto informali. Interessati alla cultura contemporanea, diedero loro un tipo di educazione non convenzionale, fatta di frequenti viaggi all'estero e interazioni con le menti letterate e artistiche che frequentavano il palazzo. La piccola Maria José ebbe modo di alimentare non solo le sue doti artistiche ed intellettuali, ma anche quelle sportive. Destinata fin da piccola a sposare l'erede al trono d'Italia, Umberto, frequentò il collegio della Santissima Annunziata a Villa di Poggio Imperiale, in Toscana, dove apprese la lingua italiana a livello madrelingua. Ancora bambina, ebbe alcune occasioni per incontrare il suo futuro sposo. La giovane Maria José era molto attratta da Umberto, che coi suoi lineamenti mediterranei era considerato il più bel principe della sua epoca. Terminati gli studi nel bel paese nel 1919, Maria José concluse la sua formazione in Belgio, dove il padre continuò a istruirla personalmente sulla storia dei Savoia e dell'Italia. Umberto era l'unico figlio maschio di Vittorio Emanuele III e della regina Elena del Montenegro, arrivato dopo 8 anni di matrimonio e 2 figlie femmine. Contrariamente al padre, era un giovane uomo alto, vigoroso ed in salute, che sollevò i suoi genitori dalla preoccupazione che il titolo passasse al ramo collaterale dei Savoia d'Aosta. Allevato da una madre presente ed affettuosa, era di natura allegra e socievole. Tuttavia, crescendo, si dovette scontrare con la personalità fredda e distaccata del padre. I suoi complessi, derivati dalla modesta statura e la rigida educazione di stampo militare, avevano fatto di Vittorio Emanuele III un genitore emotivamente distante. In particolare con Umberto, che in quanto principe ereditario era per lui più un futuro regnante da educare piuttosto che un figlio da crescere. Il ragazzo sviluppò così un carattere obbediente e fortemente dominato dalle gerarchie. Proprio per questo forse sarà restio a sposarsi, preferendo godersi la sua libertà il più a lungo possibile. Ma raggiunti i 25 anni, dietro pressione del re suo padre, Umberto si recò in Belgio per formalizzare ufficialmente il suo fidanzamento. In quell'occasione fu vittima di un attentato. Mentre rendeva omaggio alla tomba del milite ignoto di Bruxelles, uno studente italiano gli sparò un colpo di pistola, mancandolo. Il principe, per nulla impressionato, continuò come se nulla fosse, elargendo sorrisi e saluti. E il suo coraggio e il suo contegno regale impressionarono tutti i presenti. Le nozze vennero celebrate il giorno del compleanno della regina Elena, l'8 gennaio del 1930 a Roma, nella Cappella del Quirinale, in un clima ormai disteso tra monarchia e Vaticano. L'abito di Maria José, in velluto con ricami d'argento e bordato di ermellino, era stato realizzato su un bozzetto dello stesso Umberto, mentre il velo proveniva dalla sua patria, il Belgio. Giovani ed entrambi di bell'aspetto, vi erano tutte le premesse per un matrimonio felice, ma la coppia era mal assortita. Cresciuta in una corte moderna e liberale, Maria José mal si adattava al rigido cerimoniale di Casa Savoia. La coppia trascorse i primi anni di matrimonio a Torino,
dove l'ambiente di corte torinese si mostrò subito ostile nei confronti della principessa, chiamata Negresse Blonde per via dei suoi capelli ispidi e ricci. Condussero di fatto due vite parallele. Umberto, religioso e amante dello sfarzo regale, si trovava a suo agio in compagnia dell'alta nobiltà e dei membri del clero. Maria José, disinteressata alla religione e alle occasioni mondane, preferiva i salotti intellettualmente stimolanti, meglio se accompagnati dall'alcol e dal fumo. Mentre Umberto continuava la sua vita da ufficiale, la principessa seguì un corso da crocerossina e organizzava concerti e attività caritatevoli. Nel 1933 si trasferirono a Napoli, dove vissero il periodo più sereno della loro vita coniugale. Al Palazzo Reale preferirono la più informale Villa Rosbery presso Posillipo, dotata di spiaggia privata, dove Maria José e il marito amavano fare bagni notturni. Presto si diffuse la lieta notizia che la principessa fosse in attesa del primo figlio. All'annuncio però seguirono voci malevole che insinuarono una possibile inseminazione artificiale, pratica allora all'avanguardia e guardata con diffidenza. All'origine vi era il sospetto sulla inabilità di Alberto a procreare o persino sulla sua presunta omosessualità. Ma è giusto sottolineare che ci trovavamo in un'Italia già in clima di fascismo e che il principe ereditario era tenuto sotto stretta sorveglianza dall'OVRA, la polizia segreta fascista. È opinione ad oggi diffusa che il dossier sulle tendenze sessuali di Umberto non fosse altro che un'arma di ricatto escogitata da Mussolini per sfoderarla al momento più opportuno. Ma la voce ai tempi divenne così insistente che Luigi Pirandello in un caffè romano ne parlò scandalizzata da Alberto Moravia. E anni dopo Maria José, di nuovo incinta, dovette smentirlo, lasciando intendere che il figlio che aspettava era del marito senza intromissione di medici e siringhe. La prima figlia, Maria Pia, nacque nel settembre 1934. Per celebrare l'evento vennero distribuite delle borse di studio a suo nome e anche Villa Rosbery venne ribattezzata Villa Maria Pia. In questo periodo importanti lutti familiari colpirono Maria José. Il 17 febbraio 1934, proprio mentre era in attesa della sua prima figlia, morì in un incidente di montagna l'amato padre Alberto. La principessa era all'inizio della gestazione e non poté partecipare ai funerali per non compromettere la gravidanza. Appena un anno dopo, il 29 agosto 1935, perì in un incidente automobilistico Astrid di Svezia, moglie di suo fratello e nuovo re Leopoldo III del Belgio. La tragedia fu doppia perché la donna era incinta del suo quarto figlio. Nel 1937 nacque l'erede maschio, a cui fu imposto il nome del nonno, Vittorio Emanuele. Il suo fu il primo battesimo di un erede di casa Savoia celebrato a Roma in pompa magna. Le stampe dell'epoca scrissero: guardando la bellezza del bambino che sarà re, non c'è italiano che oggi non sia orgoglioso della sua patria, della nostra Italia trionfante sui nemici, del duce che ci guida. Mussolini, però, era assente. Quando nel 1938 Hitler fece visita in Italia ospite al Quirinale, Maria José era già in forte contrasto con Mussolini e anche suo marito non era un gran simpatizzante. Risale a questo periodo, anche se la notizia trapelerà solo molti anni dopo, un accordo segreto per tentare un colpo di Stato che prevedeva di rimuovere Mussolini e costringere il re Vittorio Emanuele III ad abdicare. Umberto avrebbe a sua volta rinunciato al trono in favore del piccolo Vittorio Emanuele, con Maria José reggente fino al compimento dei 21 anni del figlio. Ma non se ne fece nulla. Nel 1940 nacque Maria Gabriella, in un clima già fortemente compromesso dall'alleanza con la Germania, detto asse Roma-Berlino, e dalla promulgazione delle leggi razziali. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la coppia si trasferì a Roma, al Quirinale, dove nel 1943
nacque la loro ultima figlia, Maria Beatrice. Maria José si occupò personalmente dei suoi figli, avrebbe voluto per loro la libertà di frequentare la scuola pubblica, ma trovò l'opposizione della rigida etichetta di corte. Ottenne però l'affiancamento per loro di un'istitutrice montessoriana, la signora Paolini, che fu molto amata dai bambini e che li avrebbe seguiti fino alla caduta della monarchia e il conseguente esilio. In questi anni, mentre Umberto si atteneva scrupolosamente alle regole del regime, ben conscio di essere spiato, Maria José frequentava chiunque le aggradasse, inclusi personaggi considerati fuori legge, come Thomas Mann, Benedetto Croce, Alcide De Gasperi e Monsignor Montini, incurante dei rischi che correva. Nell'ambiente della monarchia, ella venne definita da molti l'unico uomo di Casa Savoia. Di ogni cosa che veniva a sapere, informava tramite il ministro della Real Casa il suocero, dato che egli, proprio in virtù delle sue frequentazioni, non le parlava da 2 anni. Suo marito, al contrario, si limitava come sempre a seguire le direttive del padre, che era anche suo superiore militare. Non osò mai contrastarlo, nonostante le sue idee personali, tanto che era famosa a corte la frase «In casa Savoia si regna uno alla volta». Non si oppose neppure alla scelta dolorosa di abbandonare improvvisamente Roma il 9 settembre 1943 dopo l'annuncio dell'armistizio, lasciando l'esercito senza comandi e al completo sbaraglio. La fuga della famiglia reale fu un duro colpo alla fede monarchica degli italiani, che probabilmente pagarono in occasione del referendum. In questo momento di grave pericolo per i membri della famiglia reale e in particolar modo per il nipote maschio del re, Maria José e i suoi figli riuscirono a rifugiarsi in Svizzera. Solo nel febbraio del 1945, mentre la Germania stava cadendo, si decise a rientrare in Italia. Attraversò le Alpi in solitaria, in pieno inverno e con gli sci ai piedi, scortata solo da 2 guide e da pochi fedelissimi. Al suo arrivo, i partigiani la scortarono sino al castello di Racconigi, dove aspettò sino al giugno seguente, quando le fu mandato un aereo per riportarla a Roma, dove ad aspettarla c'era suo marito Umberto. Ad agosto si riunirono anche con i bambini e così, quasi 2 anni dopo, la famiglia reale fu riunita. L'Italia usciva dal conflitto vittoriosa sulla carta, ma in realtà sconfitta, profondamente lacerata. La famiglia Savoia apprese della morte di Mafalda, sorella maggiore di Umberto, prigioniera dei nazisti e deceduta nel 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald. Vittorio Emanuele III nominò il figlio luogotenente generale del regno e nei mesi a seguire il principe esercitò per la prima volta decisioni e prerogative di un sovrano ma senza averne di fatto il titolo. 3 decreti da lui firmati va ricordato quello del 1 febbraio 1945, che sanciva il diritto di voto alle donne. Nel frattempo, Maria José, in veste di ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, si prodigava visitando i luoghi più colpiti dalla guerra e fu in uno di questi viaggi che ricevette la notizia di essere divenuta regina. Vittorio Emanuele III aveva infatti abdicato ufficialmente in favore del figlio il 9 maggio 1946. Il 15 maggio re Umberto II firmò il suo primo decreto come re d'Italia, promulgando lo Statuto della Sicilia, che rese autonoma la regione. Fu la prima volta che in Italia si iniziò a parlare di autonomia regionale nell'ottica del rispetto delle particolarità locali. Assunta la corona, confermò anche la promessa fatta di rispettare il volere dei cittadini e così il 2 giugno 1946 ebbe luogo il referendum per scegliere tra monarchia o repubblica. Tutti sappiamo che vinse la Repubblica, con uno scarto di circa 2 milioni di voti. Maria José, come confessò lei stessa anni dopo, consapevole del risultato finale, votò scheda bianca, perché era poco elegante votare per se stessi.
Il 5 giugno Umberto la informò dei risultati del referendum e le comunicò di partire coi figli per il Portogallo. Pregò il marito di lasciarle un giorno in più per poter rivedere Napoli un'ultima volta, la città che forse più di tutte custodiva i suoi ricordi più felici, ma non fu possibile per via degli accordi presi con il nuovo governo. Egli la raggiunse il 13 giugno. Dopo solo 34 giorni di regno, a 41 anni, Umberto II lasciava per sempre la sua patria per non ritornarvi mai più. La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, stabilì per i discendenti maschi di Casa Savoia il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale. Divieto che decadde solo nel 2002. Il matrimonio della ex coppia reale, già in crisi da lungo tempo, si incrinerà definitivamente. Maria José lasciò ben presto il Portogallo per trasferirsi nei pressi di Ginevra con il piccolo Vittorio Emanuele, mentre con Umberto rimasero le tre figlie, Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice. Furono per lei gli anni più difficili, addolciti solo parzialmente dai viaggi. Si dice che mentre attraversava in volo il Golfo di Napoli disse: «Perché non mi permettono di ritornarci? Non darei fastidio a nessuno, non farei nessuna propaganda. Sono i luoghi che amo». Il 18 marzo 1983 morì a 78 anni dopo una lunga e dolorosa malattia l'ultimo re d'Italia. Con la morte di Umberto, a Maria José fu concesso di rientrare in Italia, cosa che fece solo il 1 marzo 1988 per una breve visita. In 41 anni di esilio, Maria José visse in profonda solitudine. Tra i suoi quattro figli, la più vicina a lei fu Maria Gabriella, la più anticonvenzionale. Ma negli ultimi anni ci fu un avvicinamento con la più piccola, Maria Beatrice, tanto che negli anni 90 si trasferì presso di lei in Messico. Quando il 27 gennaio 2001 morì all'età di 94 anni, ai suoi funerali parteciparono membri delle più grandi casate europee, con in testa i reali del Belgio. Secondo le sue volontà, venne sepolta nell'abbazia di Altacomba, nella Savoia francese, a fianco del marito Umberto. E con la regina di maggio si conclude la mia raccolta sulla triade delle regine d'Italia. Ma non preoccupatevi, c'è ancora una quasi regina di cui mi voglio occupare. La scoprirete presto nel prossimo video. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi, mettere like al video, commentarlo e diffonderlo tra i vostri amici. Alla prossima!